Allora, ciao ragazze, ciao ragazzi, top. Ovviamente questo intro è per farvi vedere come ho schiarito leggermente le sopracciglia. Forse lo farò ancora un pochino. Comunque da nero sono diventate marroncine. Avendo una base nera avrei dovuto prendere comunque un colore più chiaro delle sopracciglia. Quindi penso che vabbè, poi dopo comunque le sfoltisco un po' e farò la maschera antigiallo, la deco, mi faccio aiutare la mia suocera e stavolta perché così almeno veramente è faticoso farlo da sola. Vedrete il vlog di tutto il procedimento. Adesso ho ingrandito la parte degli occhi giusto per farvi vedere come sono venute più chiare rispetto a prima. E niente, ora vediamo tutti i vari passaggi che farò per arrivare al biondo che tanto desidero. Bene, eccoci qua. Come vedete, mia suocera si è armata di santa pazienza perché mia suocera anche lei ha fatto la parrucchiera. Quanti anni hai fatto la parrucchiera tu? Ma forse sì. Gli unici monetoni che ho trovato sono questi qua di puffetta. Vabbè. Sono già divisi a metà. Dettagli. Faremo 10 minuti, come mi ha spiegato. Qua c'è 100 ml di ossigeno che vado a mettere nella tazza, come vedete, eccoci qua. Ok, ora metto la deco, due buste di deco qua che devo mettere sulle punte. Dopo 10 minuti va tolto con l'asciugamano e poi riapplicato di nuovo sulle punte e poi anche sulla testa, tutto uniforme. Mi passi la forbice, Malika? Come potete vedere, le sopracciglia sono schiarite. Ieri eravate preoccupati per me delle sopracciglia. Semplicemente ho fatto chiudere il vlog al Davide perché mi stavo togliendo la tinta dalle sopracciglia. E nulla, adesso è un marroncino naturale. Vedremo cosa uscirà dopo questa deco. Farò la tonalizzazione ovviamente di questo arancio. E nulla, vedremo in questo vlog. Anzi, saluta. Ecco, mia suocera che è gentile, saluta. Ciao. Niente, sono super elettrizzata, emozionata. Mia mamma quando ha saputo che mi facevo bionda ha detto: ah, finalmente era ora, perché mia mamma mi ha sempre preferito bionda, perché tantissimi anni fa ero bionda, ma non questo biondo improponibile, biondo banana, biondo arancia, e biondo mandarino, vabbè, biondo clementina, vabbè. Dettagli. Comunque avevo un bel biondo, non quello che aspiro ad arrivare, però ho detto finalmente era ora che si faceva bionda. Vabbè, niente. Mia suocera, prima di una famiglia di parrucchieri, nel DNA abbiamo il parrucchierismo, cioè hashtag. Che io l'ho fatto 50 anni fa, Vabbè, anch'io l'ho fatto, io quando avevo 16 anni, penso un po', neanch'io. per un paio di mesi. Comunque, dettagli, no, comunque hashtag parrucchierismo, bello proprio. Comunque si vedono proprio le sopracciglia, sono contenta, sono venute bene. Io dico sembrano uguali a prima. Sì, perché sembrano naturali, ma in realtà. Cos'è che mi hai fatto? Punte. Perché me le hai rotolate? Perché vengono meglio. Ah, ok. Bene, ci vediamo dopo, fra un po'. Siamo a buon punto, praticamente. Malika fa da super aiutante, ha sui guanti, fai vedere. Sta solamente reggendo la ciotolina, non sta facendo niente. E adesso devo tenerla sulle punte, poi dopo, fra 10 minuti, togliere con un asciugamano e applicare su tutti i capelli, poi. Ecco, ora mi stanno togliendo praticamente la deco con un panno, come ha detto la parrucchiera, per andare poi a stendermelo con l'ossigeno a 30 che ho già fatto su tutto il capello. E poi vado a sciacquare e faccio con lo shampoo e poi faccio la maschera, quella antigiallo praticamente, e vediamo. Poi lascio riposare per un po' di giorni e poi magari faccio la tinta, adesso vediamo, lo scopriremo solo nel vlog. Top! Bene, con questa pettinatura non sembro tipo Draco Malfoy, quando ce l'avevo leccati tutti tipo indietro, strabiondissimi, proprio molto top tutto ciò. Ancora risaltano di più le sopracciglia Ho detto di non marroni. ci alzare di più perché si vedono, Si vede comunque la differenza dal nero di prima.
Bene, ora vado a togliere il tutto sperando che l'aranciato sia andato via. Comunque adesso faccio anche la maschera, ovviamente nutriente e antigiallo e antiarancio. Andiamo a trasferirci in bagno. Bene, ora ho applicato questa maschera ristrutturante antigiallo e antiarancio. Devo tenerla in posa per 20 minuti, 15 o 20 minuti, adesso 20 minuti. E dovrebbe togliere appunto il giallo e l'arancio. Vediamo come sono venuti poi alla fine. E poi c'è comunque la tinta da fare. Insomma, vediamo se riesco a raggiungere il mio obiettivo. Le sopracciglia mi piacciono perché sembrano naturali. Ha tolto il giallo, Ha tolto il giallo? Ok. Sono completamente bella, vado a cambiarmi la maglietta e ci vediamo dopo quando levo la maschera, tra 20 minuti circa. Bene, ho fatto la maschera, che è anche un tonalizzante per togliere l'arancio e il giallo. A primo impatto qui il biondo sembra più freddo, ovviamente non ha fatto subito, ma ci vorrà un po', cioè... La tinta da fare ancora, quella ancora non l'ho fatta. Prima di fare la tinta voglio... Sì, fate screen anche di questo momento, che siamo tipo... Siamo tipo, non lo so nemmeno io cosa sembro, top. Comunque sono molto contenta del risultato naturale che hanno avuto le sopracciglia. Sembrano così naturalmente, cioè sembrano così in modo naturale, cioè sembrano naturali, ecco, ho trovato la parola finalmente. Ora mi asciugo i capelli e vi faccio vedere il risultato con il tonalizzante. Voglio un attimino lasciarli in pace, i capelli. Comunque questa è una maschera ristrutturante. Non potete capire il morbido mentre sciacquavo. L'ho tenuta in posa 20 minuti. Mentre sciacquavo non potete capire il morbido. C'è già comunque anche se c'è stata tipo cosa, tipo... tipo Cleopatra. Si intravede qui e si vede comunque già una luce diversa al viso e sono contenta. Comunque, la verità, questi sono i capelli miei. Ecco, ho fatto questo colore. Purple. Purple rain. No, vabbè. Top. Ok, e adesso asciugo il tutto e poi niente, vi faccio vedere. Sono contentissima che mi scrivete in tantissimi, che questi vlog sui miei capelli vi piacciono tanto. Potrà diventare una saga, io e i miei capelli, irrequietezza fatta persona, pure io e i miei capelli non troviamo pace, non lo so. Comunque sono contenta perché comunque si va incontro alla bella stagione, poi anche col sole schiarirà prima di tornare mora. Comunque ci voglio fare un bel rosa e non se ne parla più, e poi lasciare in pace i miei capelli forse. Comunque per adesso il mio obiettivo è quella foto di Instagram. Tra l'altro vi ho messo il mio Instagram, mi avete tipo seguito in 1000 in una sera, vi ringrazio. Quindi vi rilascio il mio Instagram ora, tutto scritto in minuscolo, Chiara D'Alessandro 78. Seguitemi su Instagram perché lì posto tutto. Avevo postato anche il prima e il dopo delle sopracciglia, insomma posto un sacco di foto. E niente, comincerò a fare anche l'Insta Stories. E niente, adesso devo anche andare a cucinare, devo fare un sacco di cose. Stasera cucino gli hamburger perché a Marica gli piacciono tantissimo gli hamburger, quel tipo stile McDonald's. Poi vi faccio vedere come li ho fatti. E prima vi faccio vedere i panini, poi vi faccio vedere i capelli. Top. Ci vediamo dopo. Un bacioni. Eccoci qua, stiamo mangiando gli hamburger. Suocera. Quello mio suocero con la maionese, due. E Davide sta mangiando. Com'è? Buono. Questo è il mio che ho già fatto metà. Bene, questo è il risultato con la decorazione e solamente la maschera antigiallo. È venuto più spento rispetto... Calcolati che non li ho neanche stirati, sono ancora un pochettino bagnati i capelli. Però non li voglio stirare. Stirandoli sarebbero più omogenei, più lucidi e tutto. Però il giallo e l'arancio... Sì, c'è ancora l'arancio.
però voglio fare la maschera fino a finirla e poi la tinta io ancora non l'ho fatta, la farò quando ho finito il trattamento. Questa crema veramente rende i capelli che sono qualcosa di veramente stramorbido, non li hanno assolutamente rovinati, non si sono spezzati per niente, cioè guardate, per niente spezzati i capelli e sono comunque più omogenei, lucidi, non so, questo ovviamente non è il colore mio, questa è una decolorazione, qui aspettate che magari vi faccio vedere meglio, ecco, ecco così si vede meglio, praticamente questi sono, non sono stirati, non sono neanche ricci, perché li ho pettinati, quindi se dovessi farli ricci devo mettermi tipo la mousse che li fa ricci, però li voglio lasciare così, li ho fatti anche asciugare naturalmente, perché non voglio stressarli troppo, però l'arancio coso sta andando via, sta diventando, è molto biondo, adesso sono comunque anche a una luce non naturale, e comunque sta andando via l'arancio, sta andando via, come potete vedere non ci sono, dice, le mani passano tranquillamente attraverso il capello che non è assolutamente danneggiato per niente proprio, cioè assolutamente non è danneggiato il capello, non si sono, cioè anche se faccio visto così, guardate, non mi rimane proprio niente in mano, se faccio così non mi rimangono capelli in mano, cosa che prima se facevo così con i capelli neri, cioè tipo a ciò che mi rimanevano i capelli in mano. Sono abbronzata. Il rosso che vedete, cioè c'ho lo stacco, non sono truccata, cioè guardate, assolutamente niente. Praticamente mi sono tipo abbronzata ieri, quando si camminava c'era il vento, il sole, io subito proprio boom, così avevo la canottiera, però avevo la borsa, c'era, non lo so, comunque sì, ecco qua vi faccio vedere anche le sopracciglia, sono questo marroncino naturale, io secondo me le dovrei schiarire ancora un pelo, calcolate che comunque questo non è il biondo, avete visto la foto su Instagram, non è il biondo che aspiro io, la tinta ancora non l'ho fatta, non li stiro per non stressarli e sono, ma veramente sono morbidi, super profumati, morbidi, morbidi, cioè guardate, l'arancio si sta spegnendo, ancora no perché è proprio difficile, ma metto la parrucchiera, guarda che dovrei fare almeno tutta la maschera per spegnere quell'arancio. E niente, comunque non bene. Di certo così non uscirei con questo colore, però appunto stando in casa non li stiro, faccio maschera finché non finisco la maschera, poi passo a fare la mia tinta e sicuramente anche se sono, come potete vedere, marroncine le sopracciglia adesso, però le voglio schiarire ancora un po'. Questo non è assolutamente il colore, come vi ripeto, ma è una decolorazione, la tinta ancora la devo fare, non l'ho ancora fatta. Voglio rendere tutto il più omogeneo possibile, quindi finisco la maschera, in modo che così si idratano anche i capelli, hanno un po' di respiro e poi farò la tinta. Quindi seguitemi questi vari step che vi interessano molto. Comunque domani, adesso vado a schiarirmi le sopracciglia e basta. Però chiudo qua il vlog, ve lo farò vedere magari una foto su Instagram. Tutte le sopracciglia. E niente, adesso li lascio così, non li stiro. Perché domani appunto li rilavo con la maschera e niente. Sono morbidissimi, Veramente morbidi, morbidi. Non fatevi ingannare dal colore che magari qualcuno ha scritto sembrano paglia. Assolutamente no, poi ve lo sto facendo vedere al chiuso, però è tutto molto più omogeneo e sono morbidi veramente. Non sono per niente bruciati, cioè guardate, poi non rimangono in mano i capelli, sapete che se uno si rovinano, sapete che se qualcuno, cioè tipo magari se uno perde i capelli, sono rovinati, facendo così rimangono in mano, cioè a me non rimane in mano proprio niente. E niente, io spero che il video vi sia piaciuto, che vi sia stato utile, ovviamente non ho seguito i miei esempi, no vabbè, adesso che si stanno asciugando, ripeto, perché sono ancora bagnati, umidi,
so che si stanno asciugando, diciamo che si stanno tonalizzando un pochettino. Magari vi lascio qualche foto a fine video, vediamo, non lo so, col prima e il dopo, quando li ho fatti. E si sa che quando sono stirati sono più chiari, più omogenei. Io adesso ve li sto facendo vedere così, né ricci né stirati, così proprio. E niente, io vi mando un bacio, spero che il video vi sia piaciuto, che vi abbia tenuto compagnia. Se non siete iscritti, iscrivetevi, mi raccomando. E noi ci vediamo al prossimo vlog o video. Domani ci sarà un unboxing. Forse dopo questo vlog vedrete delle live sul canale di Coppia e sul mio canale. Adesso vediamo, non lo so. Adesso vediamo un attimino. E basta. E grazie a tutti i nuovi iscritti, grazie agli iscritti di sempre. E ci vediamo al prossimo video. Ciao!